Danger. 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 Oh yeah! Boom, baby! Un saluto da Devi, oggi vi mostro una corazzata americana di livello 4, ovvero la Wyoming, che è fondamentalmente la copia identica della Arkansas Beta. Ciò nonostante, ve la mostro lo stesso. Sto utilizzando il primo albero, non sblocco quello successivo, altrimenti avrei meno cannoni laterali e sinceramente a questi livelli preferisco avere più cannoni che antiaerea, tanto se ti devono prendere i siluri, ti prendono lo stesso. Rinuncio anche ai 2500 HP o qualcosa del genere, però ripeto, preferisco avere più cannoni. Allora, cerchiamo di almeno fare una kill. Andremo verso il settore di destra, in alto a destra, all'incirca verso D9 dovremmo già poter sparare. Sì, stavo per dire C9, insomma. Intorno a quelle coordinate lì dovremmo poter aprire il fuoco. Vediamo se così sarà. Possiamo andare anche in basso a sinistra rispetto all'isola, per cercare di affondare le navi leggere che andranno, quali per esempio i cacciatori pelinieri che andranno ad affollare quella zona. Però sinceramente preferisco sparare qualcosa di più pesante. Vediamo che già la mia squadra mi fa un favore, no, se tu devi venire con me, però effettivamente stai facendo l'opposto. Quella Königsberg ha deciso di praticamente morire nei primi secondi della partita, non può far niente, praticamente è da solo contro tutto il team nemico, quindi non capisco cosa stia facendo, va bene. Allora, vediamo un pochino se riusciamo a sparare un bel colpo critico alla cittadella, la Puma, ottimo bersaglio se l'isola intende finire. Vediamo, eccolo là il problema, si chiamano aerosiluranti che si avvicinano, perfetto. Andremo a subire un po' di danni, allora noi spariamo all'incirca così. Vediamo, mi sa che fa male questo, mi sa che fa male, sì, una cittadella al primo colpo. Il problema adesso sono le residuranti, vedete, eccole. Andiamo tutto a sinistra, purtroppo non possiamo far niente. I nostri fighters della porteri stanno dormendo. Vediamo se lui sgancia. Ok, almeno due ci prendono. Ok, iniziamo molto bene. Iniziamo molto bene, ci mangiamo subito due siluri. Ci mangiamo subito due siluri, maledetto. Tutto a destra, cerchiamo di riprendere il controllo della situazione. Purtroppo sui siluri non posso far nulla, anche se avessi avuto l'altro albero con maggiore antiaerea mi avrebbe comunque beccato in pieno. Allora, quella Kuma evidentemente mi sta dicendo: devi, perché non mi stai colpendo? Io rispondo presente. Allora, siamo qui abbastanza lento però. Lo lasciamo stare, dai, lo lasciamo stare per il momento, anzi no, insiste, lui proprio insiste. Via, spariamo. Spariamo e poi torniamo indietro perché come vedete ce ne sono già troppe. Eccolo lì, il 10.706 mangiato, via. Anzi no, andiamo tutto a sinistra, tutto a sinistra, tutto a sinistra, via, 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 via. Eccola, la Miyoji maledetta. La Wyoming non dovrebbe aver range, o perlomeno siamo al limite. Eccola, la Phoenix mi sa che anche lui vuole un poco di danni. Ma ragazzi, voi basta che chiedete e devi prontamente vi accontenta. Allora, questo è un tiro un po' più complicato però. Un po' più complicato, in effetti un pochino più a sinistra. 11.000, ok. Per il momento tre colpi, tre cittadelle e fra poco veniamo affondati. Se non scappo vengo affondato. Intanto diamo questo colpo. No, assolutamente, prendiamo un poco di acqua. Giusto qualche qualcosina del genere. Allora no, tutto a destra, tutto a destra, tutto a destra. Scappa, scappa. Purtroppo siamo partiti forte. Siamo partiti, vedete, già tre cittadelle, 7 hit. Cioè, con 7 hit, 3 cittadelle e 2 colpi critici. Cosa volete di più? Adesso dobbiamo scappare, recuperare un po' di HP nel mentre continuare a sparare qualcosina. Quella Kuma sarebbe facile affondarla, però purtroppo i cannoni devono ancora girare. La velocità della nave, non abbiamo una velocità, non è mai esistita su questa nave.
Quella Oma anche vuole prendere un poco di colpi. Allora, quanti HP perdo? 300 HP al secondo. Decido di riparare, anche se potevo aspettare in effetti altri 10 secondi. Qui forse commetto un errore, però me ne frego altamente. Recuperiamo la vita che abbiamo perso finora. Vediamo quella Kuma. No, lui va forse all'interno. 5 secondi, quindi così. Dovrebbe essere così il tiro. Forse più a sinistra, forse non lo becco. Forse invece si prende un'altra cittadella da 11.600. Penso che questa nave abbia capito che è il momento di andare a fondo. Purtroppo le cose negative di questa nave sono... Eccolo lì, perfetto, con un cannone. Dicevo, le cose... no, scusate, non mi ero accorto che ero sul bordo della mappa. Chiedo perdono, magari qualcuno sta pensando: David, ma cosa stai facendo? Dici sempre che è il bordo della mappa. Avete ragione, non me ne ero accorto, chiedo scusa. Dicevo, questa nave è buona, sì. Però, come dissi anche nel video dell'Arcanza Beta, non so se lo, non mi ricordo se lo dissi, e quindi lo dico adesso. I cannoni sono molto buoni, però a livelli più alti, dove le navi iniziano a sparare già da 15 km, ci saranno dei problemi molto grossi. Se dovete scappare, come vedete, la velocità ve lo permette fino a un certo punto, e quindi è una nave da non sottovalutare, perché ripeto, come avete visto, 4 cittadelle con 12 hit è una, diciamo, una cosa di tutto rispetto, un risultato di tutto rispetto. Adesso io dovrei cercare di... No, purtroppo 12 km. Dai, bravo, esatto. Avvicinati così mi dai un'altra kill, molto gentilmente. La partita direi che sta andando molto bene. Sono abbastanza sicuro di arrivare prima, perché comunque con 4 cittadelle avrò levato forse 50.000 HP. Allora lui sta... Devo capire un poco. 5 secondi. Ho alzato il mouse all'ultimo. No, in effetti un pochino più. Vediamo. Molto fortunato, 4.400. Davvero molto fortunato questo ragazzo. Va bene, questo giocatore. Fortunatamente la nave portaerei avversaria si dimentica di me, altrimenti mi avrebbe affondato molto facilmente. Con un paio di siluri, lui però decide di attaccare un altro giocatore. Perfetto, allora fondamentalmente la partita è vinta, complice anche un buon team e complice anche i cannoni di questa nave che non lasciano scampo. Però ripeto, a livelli più elevati fate molta fatica. Abbiamo un range di 12 km, 12 km già a livello 5 non beccate più nulla, per intenderci. Comunque, recuperiamo ancora un poco di HP. Andiamo verso l'interno della mappa, andiamo al centro e cerchiamo di affondare qualche nave. Quella Wyoming sento che mi dice: Davy, fammi qualche hit alla cittadella. Io ovviamente rispondo e in maniera positiva. Allora, bravissimo, mi sta anche mostrando il lato. Adesso noi mettiamo in modo tale da avere tutti i cannoni. Almeno siamo sui 6 secondi. Perfetto, questo tiro non mi piace. Non mi piace assolutamente. Non mi piace, va bene. 5, quindi... Ok. Era un tiro brutto, si vedeva già dall'inizio. Vediamo con questo, forse riesco a fare qualcosa. 1660, lo accettiamo. Alla fine sono sempre danni che vanno a fare una somma finale. Quindi va bene così. Vediamo lui cosa decide di fare. Aspettiamo tutti i cannoni. Adesso lui dovrebbe mostrare il lato. Bravissimo. Non aspettavo altro. Dai, spariamo, non aspettiamo tutti i cannoni, dai. Un po' più a sinistra, ok. Altri 2700. Questo colpo no, non ha causato danno. Ok, è rimasta questa, quella lì è l'ultima nave. Ottimo. Adesso cerchiamo magari di non mostrare noi il lato. Non vorrei beccarmi qualche cittadella, tanto ormai la partita è vinta, non può fare nulla. Eccolo lì, infatti, 3000 e 5000, come volevasi dimostrare. Adesso vediamo se riusciamo a mettere a segno una kill, anzi un'altra kill perché una l'abbiamo già fatta. Andiamo tutta a sinistra, vediamo, 4, ok. 4 hanno sparato, cioè 2 hanno sparato con 2... i siluri però mi sa che... No, mi sa niente, ci becchiamo l'ultima kill, ce la prendiamo noi proprio di arroganza, via. Vediamo quello che siamo riusciti a guadagnare: 100.000 crediti, 2.500 esperienza, 127 esperienza libera, 29 hit, 3 colpi critici, 2 navi affondate e 4 colpi alla cittadella.
Siamo arrivati secondi. Che brutta figura che mi fai fare. Comunque siamo arrivati secondi, non è per niente male. Vediamo i colpi, 57.000 danni effettuati, danni ricevuti, ce la siamo cavata, crediti guadagnati con un account standard, giudicate voi, molto buoni. Il mio giudizio. Beh ragazzi, il video finisce qui, io vi invito ad iscrivervi come sempre al mio canale in modo tale da non prendersi i miei aggiornamenti e di mettere mi piace alla pagina Facebook dove posto varie notizie. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao!